Incontro organizzato dal Lions Club Cremona Stradivari, presieduto da Francesco Forzani, con ospiti il direttore generale di Cremona Solidale Alessandra Bruschi e il direttore sanitario Simona Gentile. L'obiettivo è continuare a lavorare per garantire la qualità dell'assistenza all'interno della struttura. Oltre alla qualità dell'assistenza dobbiamo certamente impegnarci nella cura degli ambienti e quindi sicuramente la palazzina Somenzi assisterà a un momento di rifunzionalizzazione. Proseguiranno poi i lavori del Soldi e avverrà la consegna del cantiere di tutto il stabile nuovo che ospiterà i centri diurni e la comunità 2 miglia. Al momento la struttura ospita 365 persone in RSA, 78 persone in cure intermedie, 120 ospiti nei centri diurni, oltre 250 famiglie assistite in assistenza domiciliare. Cremona Solidale, insieme a Fondazione Città di Cremona, sta lavorando su un percorso Alzheimer, un pacchetto di azioni che prevede un investimento complessivo di 400.000 euro con un contributo di 80.000 euro da parte di Fondazione Città di Cremona. In particolare sui nuclei Alzheimer c'è in atto una ristrutturazione del nucleo e anche con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale serve a poter così affidare ai nostri operatori i nostri pazienti, lasciando una libertà ai pazienti di movimento, perché va a misurare i movimenti dei pazienti, le loro alzate dai letti, permettendo di non dover avere un atteggiamento, avendo comunque un atteggiamento di controllo ma non di blocco del paziente stesso. L'abbiamo già acquistata e la settimana prossima inizieremo a trovarci con chi deve poi portarcela, e quindi sicuramente per la fine del 2023 sarà già nei nostri reparti.